Gian Riccardo Aceti, direttore dei lavori di restyling della Itelium Arena, una case history per tutta Italia, questo parasport che mantiene la sua piena operatività durante i lavori in corso, una primizia nazionale. Sì, direi che è un evento da ricordare e da utilizzare anche per altre situazioni, per altre progettazioni, sicuramente per la riqualificazione degli impianti sportivi su tutto il nostro territorio nazionale. In questo caso parliamo di un palazzetto molto importante per il contesto del basket nazionale che in corso dei lavori di restyling mantiene la capienza invariata e mantiene tutte le rigorose richieste relative alla sicurezza del palazzetto e alla sicurezza dell'evento, nonostante appunto siano in corso delle importanti lavorazioni di riqualificazione che renderanno ancora migliore il nostro amato palazzetto. Piena fruibilità per il pubblico oggi, ancora più fruibilità per il pubblico da settembre 24, quando sarà tutto completo. Esatto, è in corso un lotto funzionale che prevederà l'incremento al momento di 67 spettatori, grazie però alla realizzazione di ampi spazi che renderanno il palazzetto godibile e apribile tutta la settimana, attraverso la realizzazione di superfici che in un palazzetto moderno oggi non possono più mancare, anche perché danno la possibilità di renderlo appunto attivo e operativo durante tutta la settimana, con l'introduzione di superfici che permetteranno l'utilizzo di nuovi spazi per la visione della partita da diversa prospettiva, con locali che sono assimilabili agli skybox. E a livello superiore verrà collocata una superficie in cui verranno inseriti degli spazi per gli uffici e degli spazi per il Museo del Basket Lombardo, che è una primizia, una notizia innovativa anche nel nostro contesto, e uno spazio previsto per un punto di ristoro, ristorante, bar, che al momento viene completato nel suo involucro e verrà poi, da un punto di vista dell'arredamento e delle funzioni specifiche, completato in un lotto successivo. Questo davvero sarà, rispettando i tempi contrattuali, possibile vederlo entro l'inizio della prossima stagione 2024.